Bisogna lucidarla un po', eh. Vabbè che è nero opaco. Poi bisogna lucidarla. Questa forcella era ridotta in una maniera che voi non pensate. Una maniera, ecco qua, tutta così. Dopo averla grattata e tutto, un casino unico, smontata tutta in pezzi. Qua, guardate che merda. Era mezza sotterrata, da rotta mai. Guarda, guardate che schifo. È quella originale dell'Homer Giramondo. L'abbiamo trovata. Ecco, è questa, vedi? È quella originale dell'Homer Giramondo, però col parafango non cromato. È questa, è da cambiare perché. Guarda qua che cazzo c'ha. Metti a fuoco, va. Bello, eh? Andare in giro qua è rischioso, aspetta. E poi? Cioè, gira sta merda. Ecco, cioè, come cazzo è possibile? Non lo so. Cioè, ma va che disastro. Che schifo. Ma spaccato in due l'alluminio proprio. Aspetta che metto a fuoco. Cioè, non si può. E questa è quella originale. Questa è quella su originale degli anni 60. Ah. Eccola lì, pronta per il montaggio. Da dove? Poi disattiva. Lo so, è venuta una bestia. Ah, fai vedere la parte cromata sopra. Ah, l'eccezionalità ci sta. Sì, è da pulire un attimo sta parte qua, ma minchia, va che bella che è. Solo a pensarci, cavolo. L'Homer. L'Homer bisogna restaurarlo completamente. Lo dobbiamo smontare tutto e restaurare tutto il telaio completamente. Perché fai vedere il telaio come è ridotto. Fai vedere che schifo, guarda. Serbatoio e tutto sono ottimi. Carter, parafanghi sono cromatissimi. Ma il telaio non si è mantenuto. In giro di 50 anni non si è mantenuto per niente. Il motore, vabbè. Rifatto gli ingranaggi e tutto, va che è una bestia. Però dopo qui, vedi, la pedalina mo va, vedi? Tacci come cacchio è compresso, vedi? Mo va, non fa più quel rumore lì quando gira, perfetto. La frizione va, vedi? Vedi, bisogna solo un po' usarlo. Ciao, disattivo.